Alberto Mariggio, che io ho detto Alberto Miraggio. Ah, questa è carina. A che età hai iniziato a giocare a soft air e cosa hanno detto i tuoi genitori quando volevi iniziare a giocarci? Mi saluti, please. Grazie. Ciao. A che età hai iniziato a giocare a soft air? Io ho iniziato a giocare a soft air che ero in allora, prima superiore mi ci sono avvicinato a giocare alla cazzo. Giocare a soft air in seconda superiore. Incredibilmente sempre come la. Continua pure questo. Una pausa, poi in terza, cioè in terza ho giocato poco e poi in quarta sono andato in America, quindi lì ho smesso, sono tornato, ho smesso, poi ho incontrato lui. Ho smesso. E poi ho ripreso in secondo anno di università. E perché ho incontrato te, ci siamo riavvicinati mamma e mo, e poi dopo abbiamo cominciato a giocare e lui invece ha cominciato, capivi? Iniziato a 14 anni super illegalmente e poi mi sono iscritto ufficialmente a 17 anni e poi ho continuato in varie squadre fino ad adesso. Nell'esercito proprio. Nell'esercito. Sì, come in America. Sì, sì, sì. E adesso siamo in squadra insieme. Per quanto riguarda i miei genitori, mio padre è sempre stato molto contro le armi. Nel senso, non gli piaceva troppo che io avessi passione per le armi. Sono sempre stato abbastanza patito, quindi ci siamo messi il cuore in pace e hanno detto va bene, lasciamoglielo fare, tanto non è un coglione, quindi sconfidiamo il resto. I tuoi sono curioso. Nonostante la famiglia di militari sempre lontano dalle armi, i miei, la parte di mio padre sempre no. Poi mi diceva da uomo fai il cazzo che vuoi, però intanto... Figuriamoci adesso che lo faccio come lavoro, come la presa, perché è proprio il devasto. Ciao, Daniele Cannarozzo. Ciao Red, and welcome back. Oh, ti voglio bene. Il mio più che una domanda è un argomento di discussione. Sento moltissime volte nominare alla domanda quale ASG consigliate per sempre le stesse marche e modelli. Vogliamo una volta per tutte fare una classifica dei the best of? Voilà. Lo faremo. E magari per questo argomento si potrebbero interpellare i maggiori venditori meccanici italiani facendo loro tre domande mirate. Ok, cosa che ne pensi? E se vi serve una mano chiedi pure, sì o su. Intanto grazie per la domanda, immagino che tu sia dentro un po' il meccanismo. E è una cosa... Ne macina. E è una cosa che avevamo intenzione di fare e stiamo, va fatta bene come dici giustamente tu, per evitare di fare un po' un video banalotto, quindi quando avremo, quando gli astri saranno propizi, dacci il tempo, anche perché deve essere un video strutturato bene. Sì, e comunque sono novità in continuazione, c'è da fare bene il punto di situazione ed è molto delicato e difficile. Sì, bisogna essere ben dentro il meccanismo. Sì. E Federico Coccodrilli, e qual è la tua replica dei sogni? Intendo qual è la replica che vorresti avere ma che non hai. Grande, bentornato. Mi allunghi? Però devi allungarlo veloce perché non devono capire che cos'è. Ok, perfetto. Se avete capito cos'è, bene, se no avrete un video apposta. Rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale. Sì. Elia, che tra l'altro pensavo fosse una donna che aveva commentato, perché avevo detto Ella. L'argomento: cosa ne pensi dei bullbap? Allora, sono fighi, la ricarica bisogna abituarci, sì, perché ovviamente hai il caricatore dietro. Nella vita vera è utile perché hai una canna più lunga, quindi hai un tiro utile maggiore, bla 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 bla. Anche il rinculo mi pare sia diverso. E ottimizzato in modo diverso. E nel soft air, sì, sono interessanti, sono carine, alcuni modelli sono particolari, non hanno ovviamente quel vantaggio incredibile com'è. Non... La ricarica è più lenta. Leggere tu questo nome, perché io... Z, oddio. Allora, Z, poi c'è uno spazio, Willy, altro spazio S, però Willy è scritto con la WYLLI. Sì, poi questo qua è quello piccolo perché S, poi c'è la M, la L, l'XL. Ok, pensavo fosse... Cosa avevi come equipaggiamento alla tua prima partita? Marche, no, siamo in Emilia Romagna. E no. Quantità di... Prima partita io ho giocato con un M4, secondo me della D-Boys, però di quelli super economici. Quantità di cose, avevo quello... E, e basta, cioè non avevo nient'altro. Poi più avanti ho preso il tattico e il resto, ma la prima partita ero così. Te invece? Io la prima partita ufficiale, quindi con una squadra ufficiale, no, avevo già il setupino marine, quindi mimetica, avevo la Marpat della Helicon Tex. Come tattico avevo un Ciras della Hatefield, pesantissimo per un ragazzo di 17 anni. Sì, infatti, mamma mia. E fucile un CM16 della Gingy. Uno dei vecchi best of. E Simone Vettorazzi, fuck. Ciao Red, stima innanzitutto per il tuo modo di porti e per i tuoi commenti. La ringrazio. Commenti o contro? Che cazzo leggi? Ma io mi lamento. Il commento lo fa lui, che si fa i complimenti da solo? Bella domanda. Contenuti.
Abito in Trentino, bello Trentino. E sto fondando, sai che a Trento quando tira vento diventa 50, però. SD su base Missime e Reenactment, ma ahimè è molto difficile, ne sappiamo qualcosa, trovare dei campi, possibilmente urbani ovviamente. Fare Missime in urbano è bello pesante. Sai se è possibile rivolgersi ad un ente specializzato per appunto trovarne qualcuno, oppure direttamente ai comuni o in provincia, avrei bisogno di qualche consiglio, grazie mille. E allora io, vabbè, ci sono la PCS a cui puoi sentire. Non è proprio la Missime quella lì, il circuito Missime. No, però per informarti magari probabilmente, perché c'ha le mani in pasta un po' con tutti loro. Dovresti sentire chi ne ha già macinate tante. Quando becchi un gruppo, ci sono gruppi che fanno Missime, vedi in che circuito sono. Solitamente ogni circuito organizza i suoi tornei su quelle basi lì. Circuito che fa specificamente Missime ti farà i tornei Missime. Quindi ti sa magari anche dire dove giocare, ok? I poi comuni e province. Oh, se trovi quello giusto, tanto meglio, però cioè devi andare là con una roba di ferro, cioè devi veramente andare lì che hai il catturissimo. No, ma... però non ti aspettare che ti diano una gran mano, vai piuttosto su chi l'ha già fatto che ti può aiutare. Row editor. Fuck. Potresti fare un video su come pulire il cecchino? Sì. William Medici. William che è Guglielmo. Se devi tradurre William in italiano è Guglielmo. Mi hai rovinato la serata. Infatti è Guglielmo Scuotinan, cioè William Shakespeare. Qual è stata la tua prima SG? Un M4 da D-Boy. E per lui il CM16, come già detto. Davide Accordino. Che nome simpatico. Accordino. Mi sono iscritto al tuo canale, sei simpatico, ti ringrazio due volte. Vorrei chiederti cosa ne pensi del Tango Down ECR5. È un ottimo accessorio. Qua rispondo io perché ho a che fare con l'idea, non l'ho ancora provato. No, arriverà dato quello che si dai. Non l'ho ancora visto, quindi è inutile. Io ti posso dire che come il 4 è un bel prodotto e è di fascia alta, quindi chi si butta su una cifra del genere cerca un M4 di fascia alta, non per forza convenzionale, perché comunque ha qualche differenza. Come tutti gli Evolution di fascia alta va molto bene, è un bel prodotto, un bel prodotto. No, male. E Mattia Verità, per un setup russeggiante, mi piace russeggiante, quelli che piacciono a te, da soldato dell'Armata Rossa, ostia. Consiglieresti di ricominciare? Sfortunatamente mi sento tra i pochi estimatori della categoria. Siamo pochi, ma ci siamo, siamo duri. Armata Rossa, oh, se parli di Armata Rossa V2, spero che tu abbia un portafoglio sostanzioso, perché se vuoi della roba fatta bene, ovviamente devi spendere le cifre che devi spendere. Originale. Sì, poi c'è. Anche perché comunque tra originale e rifatta, se vuoi anche un minimo di qualità, vai lì. E se il V2 la cappa non c'era? Il V2 sì, la cappa non c'era ovviamente nella Seconda Guerra Mondiale, perché è stato inventato poi successivamente. Penso nella Seconda Guerra Mondiale. Gli anni 50, perché poi dopo è diventato arma d'ordinanza dell'armata russa. Vai a un po' di fiere magari, ci sono un sacco di fiere sulla Seconda Guerra Mondiale, o comunque fiere d'armi dove trovi un po' di quelle robe dismesse che magari alcuni vendono anche un po' così perché ne hanno a casa un garage pieno. E io partirei da lì, io sono partito da lì anche per farmi il stappino da giocare a Sofitel. Carmelo Taranto. Che sarà? Carmelo viene da Taranto o un Taranto il cognome, secondo te? Ma che cazzo di fine hai fatto tutto sto tempo? Praticamente mi stavo segagno, sono scivolato sulla mia, sbattuto la testa. No, lo metto proprio integrale perché sicuramente a YouTube piacerà come risposta. Comunque, che fine ho fatto? Sta lavorando per dare la spinta al canale. Al canale anche. E ricorda che non c'è canale senza Elana. Alex Baronio. Come creare un nuovo team ben organizzato, con persone di cui ti fidi e che hanno voglia di impegnarsi? La passione, ragazzi. Passione è la chiave. Margens, buonasera. Bentornato. Buonasera. Bentornato, grazie. È stata una bella sorpresa trovare un nuovo video, sono contento. Le domande le lascio a quelli più esperti. Un commento che però si merita di essere like e cuore, tutte e due. Carlo Marino. Ciao, sono Carlo. Ciao Carlo. So cosa ne dici di parlare di informarci dell'esistenza di associazioni software anche per bambini molto piccoli? Potrebbe essere molto utile per i papà che come me vogliono praticare questo sport insieme al proprio figlio. Io, ad esempio, faccio parte dei Black Wolf Software, ok? Siamo tutti papà con i propri figli e ci divertiamo da matti. Grazie un saluto. Fare un video dove spieghiamo un pochino come giocare a software in maniera sicura, non solo con le protezioni, ma family friendly. Sì, cioè anche per chi deve cominciare, per evitare di trovarci i ragazzini che giocano sotto i ponti, cadono e si infilano il fucile nel culo, per evitare appunto che i ragazzini si facciano male, è un video che avevamo intenzione di fare e faremo. CH Software, che piattaforma di pistole preferisci? Abbiamo già detto. Creator, ti piace la ESC-23 dell'S Wars? Non la conosco, mi fa cagare. Antonio Franti, miglior fucile con un budget di 180-200? Sparamelo qua, sulla tenda.
Sparami. Vai comunque su Specna, 100 euro in più e non te ne pentirai. No, vada. Rick Knox, qual è la tua marca preferita? O se no, la Stretch preferita. Che cazzo è la Stretch? No, ragazzi, non usate questo linguaggio da ghetto. Che è la Stretch? Ci siamo dei rincoglioniti. La marca preferita? Specna, ma anche Umarex per altri versi. Specna e Umarex. Sono d'accordo. E anche Evolution. Tian Gagliardi, Jesus fa... No, questo non lo posso leggere. Ho paura di no. No, ne ha messo anche un altro. Oh, okay. Anche Giovanna fa quella stessa cosa. Grazie. Commento Gagliardo, complimenti. E William, vedi William, un altro Guglielmo Medici. Quando è stata la prima volta che hai sentito parlare del software? Prima superiore, secondo me, perché ho cominciato veramente a guardare YouTube, mi sono cominciato a uscire quei video lì e ho capito che era quello. Tu? Non me lo ricordo. Perfetto, andiamo avanti. Mario Chiabotto, che non mi spiego. Tua ragazza. Mario Chiabotto, commenta neanche di tua ragazza. Io ti dico tua ragazza. E no, andiamo avanti. No, non si scherza. Purtroppo la Cecilia non è potuta venire perché è un'altra parte. Ah, quindi non vogliono me, la vogliono lei. E Palmos spara. A che te hai iniziato a giocare a soft air? In quanti team sei stato? La domanda quando ho iniziato l'abbiamo già risposta. Quanti team sono stato? 3. Devo rispondere. Ufficiali 3 anch'io. Ok. Giulio Valerio De Stefano. Ma io lo so. Che cosa ne pensi della M93 della Umarex? Guardate così. Bellissima pistola, la beretta è bellissima. Ce l'ho io. Gianluca Silvano. Hai mai pensato di fare Renactment? No, perché ci vogliono troppi. Sì, ma non penso che lo farò mai perché ci vogliono un botto di soldi per comprare la roba originale. Se lo faccio lo devo fare bene. Giuliano Martinelli. Buono l'MP5 SD6 della Jin Gong per cominciare? No, no. Sotto questo commento c'è Monchetta 735 che è il commento di prima. Sì, beh, no. Sì, va bene, è bello. Va bene per cominciare, assolutamente. Io sono dell'idea che però se devi cominciare, cazzo, spendi 100, prendi Specna che è... No, più che altro no. Partire con una piattaforma come l'MP5 che è non troppo ma un po' dedicata, cioè, più che altro hai solo roba per quello, cioè. Vallese, Valesse, Vallese, Walter Vallese. Hai mai ricevuto critiche pesanti e insulti per la tua passione? Insulti pesanti no, mai, nel senso che sono una persona che è abbastanza tranquilla, per niente permalosa, quindi io non mi incazzo mai con nessuno. Ho ricevuto un sacco di commenti sul video della stanza con gente un po' pesante, nel senso che ti viene a dire ma non sai come si chiamano i tuoi cugini. Che è assolutamente vero, però vi sto facendo un video, non mi sembra il caso di venire a dire ma non sai come si chiamano i fucili, se sono fucili del cazzo o che mi hanno regalato. E Bella e Stay Napoli. Bella e Stay Napoli. Marco Merrino, per esempio, non li valuto come insulti pesanti. Ha fatto la sua gag, ha voluto parlare di quelle robe lì e la sua opinione, che possiamo non condividere, ma bisogna poi anche effettivamente rispettarla. C'è software, che differenza c'è tra la SSG 10 A2 24 di Nobric e SSG? Tu vedi per caso hashtag fuck? 10, no, non lo vedo. E allora non è per il nostro video. Assolutamente, vai a chiedere a no, si scherza. Matteo Aznad, fuck, che fotocamera hai? Questa è una domanda interessante. Stiamo filmando con una Canon 90D, obiettivo Sigma 18-35. E la mia videocamera dei sogni, ce lo metto dentro perché sono un infigato di video, fotocamera e il resto, è la Canon 1DX Mark 2 o 3, perché è uscita la 3 qualche tempo fa, solo che costa la bellezza di 3. Spariamo un prezzo? 3.000. No. 7.000. No. 1.000. Un po' meno. Costa la bellezza di 12.000 euro. Io li spendo in... No, questo non si dice, si scherza. Però è vero. Suazi 811. Domanda per lo speciale 2K. Questo è scritto neanche fuck, ha scritto proprio domanda per lo speciale 2K. Vabbè. È consigliabile riparare la replica da soli senza andare per forza in un negozio autorizzato? No, per due motivi molto semplici. Se sei un cliente che ha comprato la replica e te la ripari a casa, se tu ti apri la replica non è più in garanzia. Secondo luogo, il meccanico sa cosa deve fare, lo fa per lavoro attentamente e c'è un motivo se viene pagato, sì, per fare quel lavoro lì. È come dire, ma posso riparare il vetro dello schermo da solo a casa? Sì, ma non te lo consiglio. Bene, abbiamo finito. È stato intenso. Molto bravi ragazzi, molto bravi. Speriamo che questo tipo di video vi possa piacere. Sono un po' nuove, dai, non mi porto. Adesso comunque riprenderemo con una programmazione video un pochino più frequente. Sì. Aspettatevi un po' di video ancora scazzo, se così si può dire, un pochino tranquilli. Chill. Vi cercherò di portare comunque delle robe nuove. Vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina, anche se non credo che questo video lo guarderanno in molti nuovi, però comunque postiamo ogni mercoledì. Quindi rimanete sintonizzati. Quindi qui da Red è tutto, ci vediamo mercoledì prossimo con il nuovo video. Stay angry,